Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: il pugno rifilato in diretta da Albano durante la puntata del Maurizio Costanzo Show. Si crea il caos in teatro. Negli scorsi giorni ha tenuto banco un episodio molto particolare avvenuto durante uno dei programmi più seguiti della televisione. Stiamo parlando del Maurizio Costanzo Show, format storico curato da uno dei signori del piccolo schermo che ha costruito la sua carriera grazie ad una professionalità diventata un punto di riferimento per coloro i quali decidono di entrare nel mondo della televisione o del giornalismo. Un alone di grandezza, attorno a questo programma, al quale nella storia hanno partecipato tantissimi personaggi di rilevanza nazionale. Ecco perché si è parlato molto di quanto accaduto durante l'ultima puntata. Protagonisti Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, due personaggi molto conosciuti dai telespettatori, che si sono resi protagonisti di un episodio di sicuro increscioso. I due, infatti, si è arrivati alle mani durante la trasmissione, con Sgarbi che è addirittura finito a terra dopo una spinta di Mughini. Il tutto con l'imbarazzo di tutti gli altri presenti, tra i quali un altro signore della televisione come Paolo Bonolis. Un episodio che ha fatto ovviamente il giro del web, diventando anche un meme nell'arco di pochissimo tempo. Maurizio Costanzo ha anche cercato di sedare gli animi, così come gli altri presenti in studio, tra cui anche Giuseppe Cruciani. Sgarbi e Mughini non se le sono mandate a dire, anche se prima della fine della trasmissione lo stesso Costanzo è riuscito a strappare una stretta di mano tra i due uomini. Albano, parte il pugno durante il Maurizio Costanzo Show. Ma non è stato l'unico episodio che ha visto qualcuno alzare le mani. Un altro grande personaggio dello spettacolo, ed in particolare della musica italiana, ha rifilato un pugno in diretta. Parliamo di Albano Carrisi, che durante il programma ha fronteggiato un altro personaggio che forse alcuni di voi conosceranno. Stiamo parlando di Alessandro Maria Bosio, l'idraulico di Avanti, un altro che in realtà è un rapper e personal trainer di Crema. I due, faccia a faccia, si sono lasciati andare ad una simpatica gag che ha strappato un sorriso agli spettatori del Maurizio Costanzo Show. Alessandro, tu un tempo eri magno, adesso sei, dice Albano che alla rifila un destro, finto, al suo rivale sul palco. Come detto, un momento che a differenza di quello Sgarbi Mughini ha strappato una risata ai telespettatori e al pubblico presente in teatro. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.